Storica sentenza a Milano che impone l'assunzione di 60.000 rider alle aziende del settore delivery. Parliamo di quelle aziende che si occupano delle consegne di cibo a domicilio. Le testimonianze nel servizio di Caterina Dall'Olio. I carabinieri del nucleo Ispettorato Lavoro, in sinergia con la Procura di Milano, hanno raccolto testimonianze, incrociato dati e analizzato profili di lavoratori sulle piattaforme che si occupano di consegna di cibo, con un lavoro investigativo durato oltre 2 anni, arrivando a 2 punti fermi condivisi con INPS ed INAIL. Il primo è che i 60.000 profili di lavoratori analizzati, seppur inquadrati come autonomi, sono in realtà rapporti di lavoro coordinati e continuativi e quindi parasubordinati. Il secondo è che per questi rider non sono stati rispettati i basilari standard di sicurezza e salute sul lavoro e la legge italiana su questo è chiara. L'articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015 stabilisce che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Anche per quanto riguarda il famoso aspetto dell'algoritmo, quello che permette ai fattorini di scalare le classifiche e avere più commesse, spesso a discapito di sicurezza e salute. Si applica anche quando le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa siano organizzate mediante piattaforme digitali, esattamente quello che avviene per i ciclofattorini.